L'Istituto di Istruzione Superiore Leopoldo Pirelli nasce nel 2009 dalla fusione di due istituti che sono l'Istituto per Geometri De Nicola e l'Istituto Tecnico Commerciale Carlo Levi. Scegliemmo questo nome perché il nome del grande imprenditore ci affascinava nel senso della sua grande esperienza sia come imprenditore che come uomo di cultura. E non solo, ma perché questa scuola ha una grande parte, un grande settore dedicato all'economia. E in questa scuola sono presenti molti indirizzi che però convivono con grande armonia. È presente, come dicevo prima, l'ex Geometri, attualmente si chiama Istituto Tecnologico per la Costruzione, l'Ambiente e il Territorio, con un'articolazione per il geotecnico, il grande settore tecnico, economico, amministrazione, finanza e marketing, nonché sistemi informativi aziendali. Poi nell'altra sede abbiamo anche il liceo linguistico e c'è un indirizzo serale di ragionieri programmatori che segue il progetto Sirio. E l'unione di tutti questi istituti, che potrebbe sembrare una dispersione di energie, in realtà invece è sinergica perché riesce a contribuire alla realizzazione di tantissime attività che la scuola fa. Le nostre attività si svolgono prevalentemente nei laboratori. Sono poche le attività che si svolgono in aula. Io in questi anni ho cercato di fare proprio delle aule didattiche indirizzate e specializzate per le varie discipline. I nostri ragazzi, quelli di 14-15 anni, sono ormai dei nativi digitali, quindi preferiscono utilizzare le nuove tecnologie che il vecchio libro, anche se poi naturalmente non è che lo accantoniamo totalmente. I professori si sono trovati, come dire, intrigati in una nuova didattica in cui dall'isolamento che aveva il singolo docente per la sua disciplina è stato in qualche modo coinvolto e a volte costretto a lavorare in equip, perché chiaramente lavorare su una piattaforma digitale piuttosto che su quello che era in semplice cartaceo ti coinvolge in un'altra dimensione. Io li ho trovati non solo contenti, entusiasti, appassionati, forse rimotivati nel loro lavoro che negli ultimi tempi si era un pochino, come dire, la motivazione venuta meno e un po' assopito quell'entusiasmo. Se devo dire oggi li devo frenare in alcune situazioni, insomma, così come bisogna frenare a volte i ragazzi che non fanno neppure più le pause di socializzazione, così le cosiddette ricreazioni, perché continuano a lavorare. Credo che questo veramente sia stato un gran successo. Una parte dei nostri ragazzi, soprattutto quelli che provengono dal settore tecnico, hanno già delle offerte lavorative. Se pensiamo agli ex geometri e quelli che sono costruzione, ambiente e territorio, fatto l'esame di abilitazione vengono subito inseriti negli studi professionali. Ma c'è anche una grande richiesta del settore commerciale, così soprattutto negli studi dei commercialisti, ma anche per fare stage presso le banche e presso le imprese. Noi insegniamo ai ragazzi a utilizzare le tecnologie informatiche e a risolvere semplici problemi utilizzando appunto gli strumenti che vengono messi a disposizione dal mondo digitale. Si parte proprio da casi reali, dall'analisi di casi che possono provenire da altri mondi che non siano quelli dell'informatica. Faccio l'esempio, partiamo dallo studio di una fattura o da una busta paga e da questo cerchiamo di costruire tutto il sistema informativo che c'è a supporto per la realizzazione, per esempio, della stampa di una busta paga. Ho scelto questo istituto perché comunque mi permette di fare più ore di informatica e quindi posso usare molto di più il computer rispetto ad altre scuole che invece non si può fare. Utilizziamo programmi che ci permettono di fare altri programmi, cioè ad esempio Visual Basic. Noi con quel programma possiamo creare ad esempio dei giochi oppure un modo per calcolare le fatture o altre cose in maniera più veloce e molto più semplice.
La mia scuola viene sottovalutata. Molti dicono, ma io faccio lo scientifico, il classico. Non pensano che comunque qua si fa tanto, che cose che magari loro non fanno. Io quest'anno mi sono trovata a fare dei corsi, dei progetti che loro magari non fanno perché non hanno questa opportunità nelle loro scuole. Mentre qui, anche se è un ragioneria, io faccio tante cose. Noi utilizziamo per questo tutta una serie di strumenti che sono sia gli ambienti di sviluppo classici, dei linguaggi di programmazione, ma poi abbiamo una grande attenzione anche a quello che è la comunicazione, e questi ragazzi conosceranno e approcceranno problematiche tipo e-commerce e capiranno quello che c'è dietro, per esempio, un sito come eBay che loro utilizzano normalmente per acquistare dei beni su internet. Abbiamo fatto un gioco che è praticamente il tiro con l'arco. Con Visual Basic abbiamo all'inizio creato l'arco e poi abbiamo fatto con le frecce, e tu basta che cliccavi un pulsante e vedevi la freccia che andava addosso all'arco. Penso che il prossimo anno, se riesco a prendere la maturità, vorrei andare all'ingegneria informatica e comunque approfondire sempre il discorso di informatica. Poi se riesco a entrare nel mondo del lavoro, mi piacerebbe sempre stare su questo campo. Non è soltanto lo stare a scuola, è anche affrontare già la realtà, la possibilità anche di avere una certificazione che magari dovresti pagare o studiare da solo. È proprio la scuola che ti offre questo. Non tutte le scuole hanno tre laboratori, io ho tre account differenti in tre laboratori diversi. Insegno fisica, e si tratta di un approccio prettamente laboratoriale. Facciamo prima la fase analisi sul campo, cimentarci con esperienze che non conosciamo, di cui non capiamo i meccanismi. Bisogna poi far penetrare all'interno dell'attività laboratoriale in maniera non ben evidente, ma i ragazzi devono comunque sentire che sta penetrando questo argomento, far penetrare le leggi che vengono coinvolte. Alla fine del processo i ragazzi non hanno dovuto effettuare una vera e propria fase di studio, sentono i risultati che hanno acquisito come propri, perché ci sono passati attraverso nel momento in cui li hanno dovuti dedurre con il controllo dei docenti. Spesso ci portano in laboratori come questo di fisica, in cui abbiamo appunto portato avanti diversi progetti, abbiamo fatto eventuali prove delle reazioni, abbiamo analizzato i dati, e in quello di chimica appunto eseguiamo degli esperimenti, ognuno con diciamo a gruppi di tre con l'attrezzatura. Abbiamo approcciato da 3 anni a questa parte, quindi abbiamo fatto una sperimentazione prima ancora che il Ministero approvasse il nuovo ordinamento. Abbiamo affrontato le 4 entità aristoteliche. Ci siamo mossi con la terra, noi studio del suolo per l'ambiente, aria, e nel primo anno di esperienza suolo e aria sono stati oggetto di studio con la costruzione di una centralina meteoambientale. Nell'anno successivo, col nome Sete di Sapere, abbiamo costruito un apparecchio che, alimentato energia solare, estrae l'umidità dall'aria e potabilizza l'acqua raccolta, con un gemellaggio con una scuola ospedale di Kimbondo in Congo Kinshasa. Abbiamo costruito questo apparecchio stando in collegamento con questa futura utenza. Abbiamo formato online dei ragazzi di questa scuola gemellata sull'argomento della elettrotecnica di base. Questo costituirà per loro la possibilità di esercitare l'impianto con consapevolezza, ma anche qualcosa che possono spendere all'atto della ricerca di un lavoro.
questi 3 anni abbiamo realizzato vari progetti. Il più interessante secondo me è stato Sede di Sapere, dove abbiamo realizzato un'apparecchiatura che praticamente estraeva l'umidità dall'aria e potabilizzava l'acqua condensata. Questa apparecchiatura poi alla fine è stata spedita in una scuola ospedale in Kimbondo, in Congo, dove dei ragazzi meno ambienti di noi l'hanno ricevuta ovviamente con grande gioia, e da questa apparecchiatura potevano ricavare dell'acqua. Nell'ultimo anno, la quarta entità, il fuoco, ci siamo dovuti cimentare quindi con l'energia. Abbiamo scelto il discusso settore dell'energia alternativa, chiamato impropriamente fusione fredda, chiamato più correttamente eccesso anomalo di calore in plasma elettrolitico. Inizialmente, siccome non conoscevamo il processo, perché comunque è molto complicato come esperimento, e il professore, diciamo, ci spiegava ciò che seguiva lui, e per assicurarsi che avevamo capito, noi eseguiamo delle relazioni su ciò che aveva fatto. E poi piano piano, diciamo, sono stato più coinvolto, perché comunque abbiamo cominciato ad assistere alle esperienze da un laboratorio esterno, teleguidate via webcam, e praticamente riportavamo i dati che avevamo raccolto. Questa è stata una vera e propria ricerca di spessore scientifico, sia come risultati, ma soprattutto come modo di conduzione. Quindi non hanno vissuto solo una didattica integrata, ma proprio una ricerca scientifica integrata nella didattica. Il professore ci ha fatto partecipare al convegno del 19 aprile, in cui appunto io e un altro compagno, anche altri compagni di altre classi, e abbiamo esposto, diciamo, il lavoro che abbiamo eseguito durante l'anno. E questa è stata, diciamo, la parte più complessa, perché comunque ho dovuto raccogliere tutte le nozioni che ho ricevuto durante questi mesi, e esporle davanti a un pubblico, diciamo, è stata la cosa più difficile.